Ciao ragazze, ciao ragazzi e buon riccioledì, la giornata dedicata ai capelli ricci il mercoledì. Per chi non mi conoscesse, io sono Francesca e oggi voglio fare un video che ho fatto 6 anni fa, raga, ormai 6 anni fa, sembra ieri, ed è un video su un colino. Praticamente facevo i capelli con questo colino qui. Mi va troppo ridere il video, lo riguarderemo a pezzettini, non tutto perché è abbastanza lungo e poi mi vergogno anche abbastanza. Io sono una di quelle persone che non riesce a risentire la sua voce, quindi faccio una fatica enorme a editare i video, pensate. E faccio ancora più fatica a riguardare i video vecchi perché proprio, cioè, mi sembrano super strani. Però vabbè, è pezzo del canale, è pezzo dei riccioledì. Mi piaceva l'idea di aggiornarlo. Stavo pensando se farlo identico, però visto tante cose che non mi piacciono più, ad esempio mettevo subito il colino e non asciugavo i capelli in modo omogeneo. È anche vero che avevo i capelli più corti, quindi sembrano anche meno crespi, non so cosa mi sia successo negli anni, e quindi l'asciugatura la facciamo un pochino diversa e la facciamo anche migliorata. Però iniziamo a guardare il video che c'è da ridere. Oggi vi parlo di un metodo molto strano e bizzarro per l'asciugatura dei nostri capelli ricci. Urlavo sempre nei video, pazzesco, cioè urlavo proprio ehi ciao. Cucina, questo è lui, è lo stesso, è tutto distrutto, però era già vecchio qua, cioè aveva già queste righe in realtà, come noto dal video, però è lui. 6 anni fa era già lui, ce l'avevo già a casa. Da questo video sono cambiate varie case. Perché nessuno vuole avere capelli allo zucchero a velo o qualsiasi, o farina, no grazie. Quindi colino pulitissimo. E mi sembrano anche più scuri i miei capelli nel video, stranissimo. Ho quelli leggermente più grossi. E mi piace tantissimo questo metodo, ve lo devo dire. È un metodo... Dico che mi piace tanto, che l'ho utilizzato tante volte, cioè 3 volte, questa è la terza. E niente, E niente, vabbè, parlo tanto, ok. Turbante proprio come ora. Come styling ho utilizzato olio di cocco e gel d'aloe, come notate. Forse oggi farei il contrario. Farei più prima gel e poi olio. È da tantissimo tempo che non faccio styling olio e gel. E poi ho utilizzato i fan col diffusore. Come notate sono andata subito di colino e quindi non ho asciugato minimo né le radici, né le punte, né le lunghezze. E soprattutto ho utilizzato questo colino che è molto piccolo. Per migliorare la tecnica vorrei utilizzare quest'altro colino che è decisamente più grande, secondo me è anche più comodo per fare questa tecnica. E dato che non la faccio veramente da 6 anni, da questo video, forse sì l'ho fatto altre volte perché mi piaceva l'effetto, voglio fare questa tecnica migliorata, la voglio fare appunto con il colino grande. Miglioriamo alcune cose, quindi andiamo di phon. Capello bagnato come al solito, come se avete visto il video sul diffusore lo sapete. Cioè il discorso mi sembra della scorsa settimana. Quindi iniziamo dalle radici. Il capello, come vedete, è ancora super bagnato, però voglio fare questa pazzia. Voglio iniziare a integrare il colino ora, anche se l'ideale sarebbe, a mio avviso, farlo molto dopo. Visto che nel video sono andata subito a capello bagnato, facciamo questo test, questa mezza pazzia, e vediamo com'è il risultato. Magari poi scopriamo che è la fine del mondo. Ripensandoci adesso proprio mentre mi asciugavo le radici, il diffon io lo utilizzo più o meno allo stesso modo. Cioè procedo prima in una maniera generale e poi quando le lunghezze non sono ancora molto asciutte, come faccio di solito con il phon classico, il diffusore classico, procedo con un pochino di scrunch. Fondamentale, che forse nel video non ho detto, ma spero e credo di averlo scritto poi sotto nei commenti o nell'info box, temperatura zero, cioè la temperatura deve essere, non dico fredda come il pulsantino qua del getto freddo, però deve essere fredda perché scaldandosi il metallo, l'acciaio, comunque il colino, potrebbe andare a danneggiare il capello. Noi abbiamo proprio zero e mettiamo sempre velocità media. Vi
vediamo, facciamo il test. Sì, è freddo. Ok, mi sono già stufata dell'aria fredda del colino perché avendoli più lunghi dell'altra volta di 6 anni fa ci metto più tempo ad asciugarli, quindi procediamo di nuovo col diffusore aria media e poi l'ho accesa a casa e poi andiamo di colino dopo come volevo fare all'inizio perché secondo me è la scelta migliore. Ok, adesso ce la ritentiamo con il colino. Ho deciso di mettermi un po' da questa parte per farvi vedere bene il risultato perché nella postazione solita che sto facendo negli ultimi video ho la luce solo da una parte, nella parte sinistra, nella parte destra non ho nessuna fonte di luce e quindi sono a metà ombra, cioè metà luce e metà ombra. Almeno qua si vede di più e soprattutto vedete bene il riccio e vi ho messo proprio più verso la finestra, non proprio davanti alla finestra, però più verso. Il risultato è questo, il capello non è ancora del tutto asciutto, raga, ma non ce la facevo più. Sono stata 40 minuti col diffusore, con il colino e con l'aria fredda o temperatura media, ma con il phon lontano dal colino, cercando di capire il calore ogni tanto, quindi toccando il colino per valutare la temperatura. Se è troppo alta, veramente rischiamo di danneggiare il capello, comunque non fa bene al nostro capello ed è un po' come utilizzare un ferro a riccia capelli. Perdonatevi il raffreddore, ma 3 giorni che c'è un raffreddore assurdo e quindi parlo col naso, anzi aspettate che vi soffio di nuovo il naso. Ammetto che mi aspettavo un risultato molto più riccio, è bello perché mi piace, tutto sommato è comunque riccio, però mi aspettavo una cosa veramente super 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 riccio. E invece sì, lo è, boh, non lo so, avevo aspettative più alte, raga, lasciatemelo dire. Mi ricordavo che questa tecnica mi piaceva tanto. Secondo me su un capello medio, un capello più corto del mio, è sicuramente meglio. Su un capello corto è super comodo ed è molto, si nota di più il risultato. Invece su un capello lungo come il mio, diciamo che perde un pochino. C'è anche un po' di piattume, ultimamente sto cercando di contrastare questo piattume. C'è, è bello, imponente, probabilmente è colpa mia, avrei dovuto fare più testa in giù cercando di concentrarmi di più su questa zona, solo che veramente mi ha fatto un po' arrabbiare questa tecnica perché non ce la facevo più dopo 40 minuti, basta. E ripeto, il mio capello non lo sento ancora asciugato al 100%, cioè ancora un po' umido, no? Basta, basta, basta. Fatemi sapere se vi piace comunque, se vi piace il risultato, se avete consigli su questa tecnica, se magari la fate più spesso di me, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. È anche vero che secondo me adesso, 6 anni fa, forse i diffusori erano meno dedizione delle aziende a chi ha i capelli ricci, cioè c'era meno attenzione verso chi aveva i capelli ricci, quindi il diffusore magari era sempre più piccolo, aveva sempre qualcosa che non andava. Adesso ci sono questi diffusori fighi, tipo il Magic Sense, che mi piace tanto, che è grande e riesce ad accogliere bene il riccio, quindi a mio avviso il colino non serve neanche più così tanto perché abbiamo il diffusore che può fare benissimo quello che poteva fare il colino un po' di tempo fa. Va ad abbracciare il capello quando è all'80-90% asciutto e lo va ad arricciare. Se siete arrivati fino a qua, commentate con l'emoji o con la parola pianta, così me ne accorgo. Spero di avervi tenuto compagnia con questo Rich Lady, vi aspetto nei commenti, leggerò tutto e vi aspetto anche su Instagram perché lì faccio tante cose, tante stories, tanti post, quindi vi aspetto anche lì. Io vi saluto e a presto, ciao!